terza edizione di Marche Storie. Dopo il successo soprattutto di quella dello scorso anno, torna il tema principale, il leitmotiv del Cavalier Prandone. Quest'anno tantissimi gli eventi, una rete di associazioni privati che in collaborazione con il Comune hanno saputo creare un grande evento. Questa è per noi come Comune di Monteprandone la seconda edizione che facciamo per il Festival di Marche Storie, il Festival regionale di Marche Storie. Anche quest'anno il bel progetto ideato in collaborazione con la Casa di Asterione ed altre associazioni come Frida Academy ci hanno permesso ovviamente di strutturare un progetto che potesse essere vincente, e quindi abbiamo lavorato poi a cascata con tutte le associazioni del territorio, tra cui la Proloco, Castrum Prandonis, Associazione 100%, abbiamo coinvolto anche i ristoratori del borgo e non, per poter creare un momento che non fosse soltanto di rievocazione storica, bensì un momento territoriale sentito comunque da tutti i vari soggetti, e questo è stato l'aspetto più importante e che insomma ci ha dato la carica per poter poi costruire tutto insieme a chi ha avuto anche l'idea artistica della Casa d'Asterione. Quindi ci saranno diversi momenti dedicati sia agli adulti che ai più piccoli, alle famiglie. Quest'anno abbiamo voluto, grazie ad un progetto fatto in precedenza a Marche Storie con i bambini dell'infanzia, dalla scuola con i bambini dell'infanzia, abbiamo voluto raccogliere tutto il materiale fatto per la storia locale, quindi sul Cavalier Prandone, raccogliere tutti gli elaborati dei più piccoli e di donarli insomma alla comunità. E abbiamo deciso comunque di aprire la mostra a Palazzo Parisi, dove ci saranno esposti gli elaborati dei più piccolini, questo come primo momento. Poi avremo la possibilità di ogni sera dall'8 al 10 di partecipare su prenotazione, tutti gli eventi sono gratuiti, a questo spettacolo Intramenia, che racconta la storia del Cavalier Prandone in una lettura più diversa e innovativa rispetto a quella che abbiamo fatto lo scorso anno. Quindi ci sarà la possibilità di indossare le cuffie in silent emotion, attraverso la video art sarà comunque uno spettacolo itinerante che si concluderà con un monologo del Cavalier Prandone. Quindi questo spettacolo ci sarà tutte le sere, ce ne saranno due, alle 20:30 e alle 22, per tutte e tre le sere. Poi il sabato invece è dedicato alle famiglie, ci saranno dei laboratori di falegnameria medievale e di tintura naturale della lana, mentre la domenica tutta la giornata sarà dedicata ad una residenza d'artista, dove saranno coinvolti diversi artisti che dipingeranno con la tecnica ad olio contemporanea sempre sul tema del Cavalier Prandone. Poi tutti gli elaborati saranno a disposizione qui sul nostro territorio, sempre a Palazzo Parisi, e saranno lasciati per la mostra che poi ci sarà da settembre per tutto il mese di ottobre a Palazzo Parisi. Ci tenevamo a ringraziare davvero Nazareno Luciani, che purtroppo non è più qui con noi, ma che ha aiutato a progettare anche questo Marche Storie per la parte artistica, e quindi questo Marche Storie è dedicato a lui, come tanti altri eventi che faremo qui sul nostro territorio, perché davvero ha dato tanto non solo a Monteprandone ma anche al territorio più esteso. Quindi vi aspettiamo a Marche Storie. Terza edizione di Marche Storie, Zeno Rossi, una edizione incentrata ancora sulla figura del Cavalier Prandone, una edizione nella quale sarà dato tanto spazio all'arte con l'iniziativa ad esempio della residenza di artista e nel nome di Nazareno Luciani, recentemente scomparso. Sì, assolutamente, non è solo un atto dovuto, è un atto voluto. Nazareno è stata una persona molto attiva su questo territorio. Considerate che noi in Accademia abbiamo molti iscritti arrivati su input appunto di Nazareno. Avevamo pensato questa residenza insieme, praticamente
una residenza, diciamo, spinta a compensare l'assenza dell'iconografia del Cavalier Prandone, quindi una residenza artista sul ritratto ad olio rinascimentale che è già partita in Accademia, una residenza di 4 giorni tra l'Accademia e il paese, la città di Monte Pandone. Succederà tutto, diciamo, domenica, la parte finale della figurazione sulla tela, per poi rimanere esposta a Palazzo Parisi per un mese.